53esima edizione del Salone Nautico di Genova, con noi Fabio Reda della Nautica Trionfale. Ciao Fabio. Ciao. Alle nostre spalle un marchio a te molto familiare, l'OMAC. Spieghiamo subito come mai ci incontriamo qua, perché tu da tanti anni rappresenti i motori Suzuki. È di pochi giorni fa, penso, è molto recente una partnership nata proprio tra Suzuki e l'OMAC. Sì, ho appreso di questa ottima notizia. Come dicevi tu Francesco, la mia partnership con l'OMAC ha veramente un inizio molto antico, in quanto io ho proprio iniziato la mia carriera nautica come rivenditore proprio con l'OMAC. Siamo quasi come diportista anche. Come diportista anche, però... Hai iniziato con un l'OMAC da diportista quando eri ragazzo? Da ragazzo, cioè, allora c'era prima Callegari e Chigi, e poi dopo passammo subito all'OMAC. Così abbiamo scoperto che ne ha di anni, Fabio. Purtroppo sì. Beh, io ho cominciato però molto presto, devo ringraziare mio padre che già a 6 anni, quando avevo 6 anni io, lui comprò il primo gommone, quindi sono cresciuto. Stai diventando la preistoria della nautica. Sì, quando i gommoni erano quelli col paramezzale in legno, quando un 3,60 m già era un gommone importante, adesso un 3,60 m. Sì, siamo in una realtà che i gommoni si sono evoluti molto, in adrenalina, e questo accordo che nasce proprio, come dicevi, ci stavi spiegando, questa partnership importante con Suzuki. Sì, è molto importante anche a livello assoluto, perché sono due marchi importantissimi. Oggi Suzuki si appresta a diventare il motore più acclamato nella fascia 4 tempi aspirata, e l'OMAC, ne abbiamo parlato adesso, è un'azienda che ha con Fabrizio Lomanto fa la seconda generazione, quindi fa la storia della gommonautica in Italia insieme a uno o due soli marchi così antichi. Un marchio prestigioso, un marchio di proprietà familiare, un'azienda sana che non ha grandi problemi nonostante la crisi molto forte, proprio perché solitamente quando le aziende sono familiari e lavorano con i propri soldi, in momenti difficili possono giusto fare un buco alla cinta, ma insomma grandi problemi non ne hanno. Oltretutto Fabrizio, che si è insediato come prepotentemente da qualche anno, da quando suo padre Franco ha deciso, buon per lui, di lavorare un po' meno, il mito Franco Lomanto ha mollato per anzianità, è ancora un leone, però insomma credo che sia giusto che si goda tutto il lavoro di una vita. Fabrizio sta dimostrando di avere tutte le qualità, le carte in regola. Fabrizio, al contrario di come accade quasi sempre, di quando un figlio ha un padre grande, è stranamente riuscito ad incrementare anche la fama di suo padre, che è una cosa molto molto difficile in tutti i campi. Quindi ha fatto questa innovazione della linea partendo dall'alto, con la linea di adrenalina, ha cominciato col 9,5, l'8,5, il 7,5, e devo dire che tutti e tre i battelli sono molto centrati. Io personalmente sono un driver molto smaliziato, ho guidato subito appena uscito il 9,5, e per la confidenza che ho con Fabrizio, eravamo a Roma, io provavo questo gommone con lui, la battuta mia è stata: ma come diavolo hai fatto a fare un gommone che naviga così bene? E lui chiaramente ha risposto con un'altra battuta che non vi posso dire, perché è una brutta parola. Però effettivamente era impressionante il salto di qualità in tenuta su questi gommoni grandi, perché si cimentava per la prima volta, e difficilmente qualsiasi azienda riesce nel primo intento a centrare appieno le carene, le linee d'acqua. È un gommone che va, non solo sa esprimere altre prestazioni, ma è molto morbido, plana subito a pochissimi giri di motore, è fluido, poggia bene sulle virate, insomma veramente mi stupisce. Questo si sposa con quello che stavi spiegando all'inizio, che è questa partnership importante con motori che stanno dando grandi soddisfazioni, motori Suzuki, che probabilmente proprio sulla linea adrenalina, con quei motori bianchi che abbiamo visto in anteprima qua a Genova, si sposano benissimo.
Sì, io devo dire che anche i motori neri si sposano bene. Suzuki ha voluto incrementare la propria fama e la propria linea anche sul look da quest'anno ci dà la possibilità a tutti i concessionari di scegliere i motori anche nella versione bianca. Devo dire che anche a Roma qualche cliente particolare lo chiedeva e quindi con l'insediamento del nuovo direttore generale che c'è da un paio di anni, Paolo Ilariuzzi, la sua sensibilità ci ha portato ad ottenere ciò che noi volevamo. Ivi compreso, per esempio, da quest'anno abbiamo finalmente il finanziamento tasso zero con l'Agos che ci appoggia fin dalla Fiera di Genova, perché in passato purtroppo alcuni competitor partivano dalla Fiera di Genova e noi arrivavamo molti mesi dopo. Quest'anno, oltre al discorso della colorazione, abbiamo finalmente il finanziamento tasso zero, 10, 20, 30 rate, tasso realmente totalmente senza interessi, tag zero, tan zero, tutto a carico dell'azienda, fin da oggi a partire dalla Fiera di Genova, per quasi tutta la stagione. È un'arma vincente che già era vincente gli anni passati, che partivamo molto tardivi, figuriamoci adesso. Inoltre la Suzuki ha introdotto anche un'altra grandissima cosa, che è per ovviare a questo cattivo fenomeno purtroppo dilagante dei furti di fuoribordo in Italia, offre gratuitamente a tutti gli acquirenti di questi motori su tutta la gamma la sostituzione immediata per eventuali furti subiti nel primo anno, ma senza fare la pratica assicurativa, aspettare i tempi. Quella pratica assicurativa la svolge e se la risolve la Suzuki. Il cliente, quando gli viene rubato il motore nel primo anno, riceverà dal concessionario immediatamente un motore sostitutivo. E questa non ci hai spiegato questa parte, in cosa consiste questo accordo Lomac-Suzuki? Allora, per quanto riguarda, io chiaramente mi sono fatto prendere perché sto parlando di due aziende importanti nella quale hai creduto sempre. Mia vita. Giustamente tu mi hai riportato alla domanda iniziale. La partnership Suzuki consiste nel fatto che Fabrizio Lomanto, che è il proprietario della Lomac, ha trovato un accordo con Paolo Ilariuzzi, che è il nuovo direttore da qualche anno di Suzuki Italia, due ragazzi abbastanza giovani, molto capaci, e praticamente quando il concessionario Suzuki o Lomac vende un gommone Lomac con un motore Suzuki, al contrario di come accade adesso che dobbiamo fare tutto il montaggio da zero, in alcuni casi i gommoni sono molto difficili per passare i cavi, dobbiamo perforare e perdere un sacco di tempo e magari alcuni non sono tanto capaci, non fanno delle installazioni perfette, il pre-rigging, che praticamente in parole povere è il passaggio di tutti questi cavi, il montaggio degli strumenti, il montaggio della chiesuola o del monoleva e tutto quanto concerne la preparazione per l'installazione del motore, lo fa direttamente la Lomac. Quindi a noi concessionari non rimane altro che scartare il motore, fare i quattro buchi e attaccare il motore, attaccare le spinette perché il motore funziona. È una cosa molto molto importante che negli Stati Uniti fanno da moltissimi anni e che funziona molto bene. Un po' come se fosse un controllo numerico, cioè tutto sarà fatto con degli schemi, con degli standard che saranno uguali per tutti, di modo che non si lascia libero arbitrio a chi per chi che sia di eventualmente anche fare delle cose magari non perfette, non corrette. Questo vuol dire che il gommone arriva già pronto, si attacca al motore, vale per tutti, che lo si vende in Sicilia fino ad arrivare in Lombardia, saranno tutti uguali e le prestazioni a questo punto sono anche garantite dalla Sicilia alla Lombardia, i mezzi si comporteranno nello stesso modo. Sì, beh, la qualità dell'installazione diventa ovviamente migliore, anche perché ovviamente la casa madre sa esattamente come vanno passati i cavi, come va installato e oltretutto facendolo sempre lo stesso reparto, quel discorso lì diventa una catena di montaggio che via via si perfeziona sempre di più. Per noi concessionari chiaramente è un grande vantaggio perché risparmiamo tempo e possiamo anche consegnare più bottelli con meno personale, perché un conto è fare tutto l'impianto, un conto è attaccare solo un motore allo specchio di poppa, è una cosa molto ma molto più semplice. Si riduce
perlomeno di 5 volte il lavoro dell'installazione di un motore e viene un lavoro fatto meglio, chiaramente. Ecco Fabio, tu sei qua a Salone Nautico di Genova nelle vesti di Nautica Trionfale, ricordiamo. Sì. Sei un concessionario per quanto riguarda motori Suzuki, per quanto riguarda diverse case che rappresenti, un salone che ha dato qualche segnale di almeno, non diciamo di ripresa economica, quantomeno di entusiasmo. Le persone che abbiamo visto girare erano persone che avevano voglia di tornare a vivere la nautica come si era vissuta qualche anno fa, quindi pare che qualche segnale dal Salone Nautico di Genova è arrivato. Beh, certamente io poi sono venuto in questa fiera molto scettico, come molti costruttori. Sapevamo già in anticipo che la fiera aveva delle dimensioni molto ridotte e quindi che durava meno giorni, che c'erano meno espositori, ed è stata una grande sorpresa vedere effettivamente una grandissima affluenza di pubblico. Purtroppo quelli del centro Italia sono venuti in pochi per ovvi motivi, oggi muoversi costa molti soldi, ma devo dire che dal centro nord e tutto il nord Italia e anche dall'Europa sono scesi in massa. Abbiamo visto tutti i giorni un'affluenza, non solo il sabato e la domenica, e questo è molto molto positivo. Le aziende sono molto contente, noi anche, e quindi può darsi che magari questo è l'indice che abbiamo imboccato finalmente nella nautica in Italia la strada di una lenta e inesorabile ripresa. Adesso vediamo che cosa succede quando torniamo a casa fino a novembre, e se continua così chiaramente sarà una certezza e io me l'auguro. Vediamo un po' che cosa succede, se la politica ci aiuta, aiutateci a Montecitorio, non ostacolateci più, veramente non ce la facciamo più di risolvere noi i problemi che ci create. Non bastano neanche più i tubolari a tenerci a galla, no, quindi... È drammatico. Basterebbe insomma che trasmettessimo un pizzico d'ottimismo alla gente, una qualche certezza politica. L'italiano c'ha voglia di giocare, di andare a mare, noi siamo tutti con marinari nel sangue. Se non ci fermate, la nautica riprende sicuramente. Noi ce la stiamo mettendo tutta, perché i presupposti erano di non farla questa fiera. L'abbiamo fatta ed è riuscita molto bene. Come è successo l'altro anno con la Fiera di Roma in febbraio, che è partita in sordina ed è riuscita molto bene. Tant'è che abbiamo deciso, durante questi giorni ci siamo riuniti con l'ente Fiera di Roma e i concessionari romani, abbiamo stabilito che replicheremo a Roma anche con una fiera più importante, arricchita, proprio perché ci crediamo noi in questo mestiere. Noi sappiamo fare questo e lo vogliamo fare bene. Basta che ci date una piccola mano e vedrete che sarete ripagati da fatturati importanti, da aziende che crescono, posti di lavoro che aumentano. Questa è una cosa molto importante per tutti, non solo per noi, anche per i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, per tutto l'indotto, dalle materie prime fino al prodotto finale. E chiaramente paghiamo il 22% di IVA, dico, quindi anche e più le tasse, contribuiamo tutti quanti, più soldi girano e più lo Stato chiaramente ha delle entrate. E la nautica, che è il fiore all'occhiello mondiale dell'Italia, noi abbiamo le maestranze migliori, sui gommoni siamo additati con cognizione di causa come i costruttori più bravi del mondo, siamo i più bravi del mondo, ragazzi, alcuni non lo sanno, capito? Se chiaramente contribuiamo a far lavorare queste aziende, contribuiamo a rimanere i più bravi costruttori del mondo. Io ho pure intenzione a breve, anche con la Lomac, di portare il nostro prodotto negli Stati Uniti d'America, che sarà ben accetto proprio perché tutti sanno che noi non solo sappiamo offrire prodotti culinari e tante altre cose rinomate nel mondo, ma abbiamo pure i battelli pneumatici più belli, meglio costruiti che ci sono. Gli Stati Uniti sicuramente apprezzeranno il nostro prodotto, perché non apprezzarlo nella nostra nazione? Dateci una mano e ritorneremo all'eccellenza che abbiamo sempre avuto anche nei fatturati passati.
E su queste parole noi penso che non c'è altro da aggiungere, noi ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto, per come hai descritto la situazione è quella che hai detto. Noi verremo a trovarvi al Big Blue di Roma, sperando che quello che abbiamo visto qua non sia un fuoco di paglia, ma che sia veramente una piccola ripresa, quantomeno di entusiasmo e di passione, che le persone tornino a voler vivere il mare, perché questo vuol dire riattivare tutto quel mondo di cui hai parlato benissimo tu. E quindi noi non aggiungiamo altro, ti salutiamo, ci diamo appuntamento a Roma, dove verremo a trovarvi nello stand della Nautica Trionfale. La Nautica Trionfale a Roma, come sempre, cerchiamo di fare il meglio. Grazie. Ciao Fabio. Ciao. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... Barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.